L'articolo 30 dello Statuto prevede che la carica del vicepresidente sia a vantaggio esclusivo dell'opposizione. E io pregherei che la parola opposizione, che è stata nel senso ampio di coloro che dichiarano di trovarsi all'opposizione, ma di coloro che fattivamente abbiano dimostrato di avere un comportamento adeguato rispetto al ruolo che ricoprono. E per questo motivo, che io, a nome del PC, ma anche a nome personale, ho proposto come figura di vicepresidente il mio collega Giovanni Del Prete, anche in ragione della sua rappresentatività, qui è il consigliere più votato dalla città di Casoria, è la persona che ha preso il maggior numero di preferenze, la persona che rappresenta il maggior numero di cittadini. Per questo motivo io credo che sia, e anche per ovviamente per meriti personali, per aver dimostrato in tutti i riferimenti di avere a cuore interesse non solo della città, molti dicono, ma anche l'interesse dell'opposizione. E per questo motivo ancora una volta ribadisco la mia adesione, avendo la mia stessa proposta, alla candidatura di Vendrella. E invito come sempre sia le persone da Moreno che, non dimentichiamo passare con la realtà da Moreno, che non sono state avanzate dai banchi di questa opposizione altre candidature, ma dentro il solo la candidatura di Demonete, pregherei questa maggioranza di dare colpi di coda allo solo scopo di distribuire altre prebende, che poi prebende, vorrei dire, stiamo parlando della carica di vicepresidente, una carica onorifica, direi. Quindi l'invito ancora una volta alla maggioranza a voler aderire su questo nome, dal momento che non è stata fatta per le due votazioni precedenti, almeno questa volta cerchiamo di ritrovare l'unità di intenti, affidiamo questo ruolo a una persona che non potrà ricoprire, non potrà ricoprire in maniera imparziale, secondo me, e capito di cadere su quei discorsi dell'ufficio di presidenza come organo spurio, ufficio di presidenza. L'ufficio di presidenza è un organo che coadiuva il presidente. È una pubblicità del fine sentita, consigliere Pugliese, perché avendo dimostrato sul campo, non come altri che negano, che dicono di essere opposizione, ma poi non lo sono, no, consigliere Del Prete fa opposizione. Fa opposizione come intendo io, cioè vedendo in maniera critica quali sono gli atti della maggioranza, giudicando in maniera imparziale quegli atti, criticando a volte votandoli, come abbiamo fatto tutti quanti noi quando non abbiamo trovato nulla di male in quegli atti, li abbiamo votati anche noi, quando purtroppo riscontriamo possibilità di aderire a certi atti, soprattutto gli atti politici, come può essere un bilancio, come può essere un CUP, come può essere un piano casa, sono atti fortemente politici e quindi per me se sono fatti male a prescindere non vanno votati, se sono fatti male poi ancora maggiormente vanno bruciati e restituiti allo Stato. Va benissimo, quindi io vi rifaccio, riformulo l'invito.